Nessun tipo di droga e nessuna sostanza che possa aver causato la morte oppure uno stato di incoscienza. L'esito negativo della consulenza tossicologica depositata dalla Procura di Trieste, se possibile, ingarbuglia ancora di più gli elementi in mano a chi indaga sulla morte di Liliana Resinovic. Cosa rivelano questi risultati? Cosa emerge? Il quadro investigativo non è mutato, le indagini continuano, fa sapere la procura lapidaria. Eppure la pista del gesto estremo che gli investigatori non hanno mai abbandonato sembra allontanarsi. Nel sangue di Liliana è stata rilevata la presenza di caffeina, probabilmente assunta durante la colazione, insieme a uvetti e alla teobromina presente nel cacao e nelle foglie di tè, oltre a un multivitaminico. Tracce di aspirina e tachipirina erano nelle urine. Punto primo. Appare improbabile che una persona pianifica di togliersi la vita e assume un multivitaminico, un prodotto per supportare e migliorare la funzionalità dell'organismo. Starà agli inquirenti rispondere. Secondo punto. Il corpo di Lilly è stato trovato il 5 gennaio, 22 giorni dopo la scomparsa, nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Gli esami dicono che non è arrivata in quell'angolo di parco sotto l'effetto di sostanze stordenti o di veleni. Quindi, come è arrivata? Qualcuno l'avrà portata, magari dopo una lite o un malore. Il suo corpo era in due sacchi neri della spazzatura, sulla testa due buste di plastica per alimenti chiuse ma non strette con uno spago, sul quale è stata evidenziata una debole traccia di DNA maschile. Finora nulla ha chiarito gli interrogativi, né l'autopsia, che ha stabilito come causa di morte lo scompenso cardiaco acuto, né la TAC, che ha escluso segni di violenza e traumi, né questi ultimi risultati, che eliminano l'ipotesi che Liliana possa aver ingerito sostanze di qualsiasi tipo. Ciò significa solo che ancora non si sa di cosa sia morta Lilly, se si è tolta la vita o se c'è la mano di un assassino. È andata dalla parrucchiera, ha perso i capelli e non credo che una persona così, appunto, pensi al suicidio. Avevo un programma di vita, quindi uno non va a suicidarsi, no? Fatto del male, Lilly, chi? Ti prego. Ora tutto torna ai reperti, in attesa dell'esito completo dell'esame del DNA su tutti gli oggetti trovati addosso e accanto al corpo di Liliana, dai sacchi alla mascherina, dalla borsa alle chiavi. Sarà questo l'ultimo tassello per capire cosa è davvero accaduto, per chiudere il cerchio intorno al mistero di Lilly e della sua morte.